Ben ritrovati fedeli followers dell'Affari Family Film. Martedì mattina, l'ultimo martedì mattina in cui recensisco Westworld. Ieri sera in Italia è uscita l'ultima puntata, l'ottava di questa quarta stagione, per cui ci vediamo per l'ultima volta questo martedì mattina. La recensione sarà sempre divisa in due parti, non spoiler, spoiler, verrete avvertiti. È una conclusione degna, adatta a quello che abbiamo visto in questa stagione. Lo scorso episodio è un episodio in cui tutto il mondo che conoscevamo era stato messo a ferro e fuoco, era stato distrutto da William, dall'uomo in nero, suo tentativo di sostanzialmente uccidere tutti o far sì che tutti si ammazzassero, che solo i più forti, i più adatti resistessero. Ecco, è il tipo di mondo che ha in mente William, che ha in mente l'uomo in nero. E in questa ottava puntata facciamo i conti con quel mondo, ci troviamo in quella situazione, in quel mondo completamente distrutto praticamente, in un mondo quasi post-apocalittico in cui veramente poche sono le persone che sono riuscite a sopravvivere. Ma un mondo a cui gli altri personaggi, gli altri protagonisti di Westworld non si vogliono, come dire, non, che, un mondo che non vogliono abitare, un mondo che non accettano. E per cui cercano di come dire, risolvere il casino creato da William. Quest'ultimo episodio è al tempo stesso un ultimo episodio, ma anche contemporaneamente il primo episodio della quinta stagione. Chiude la quarta e anticipa molto bene già la quinta stagione. Ha questa ambivalenza che lo fa apprezzare molto di più, perché chiude tutte le storie, tutti i personaggi, tutto quello che abbiamo visto in questa quarta stagione, ma allo stesso tempo apre un nuovo ciclo, apre una nuova storia, apre tutto un nuovo significato anche di quello che abbiamo visto in Westworld, dei personaggi che abbiamo visto in Westworld, uno su tutti, lo dirò dopo. È una conclusione veramente molto, molto adatta in questa quarta stagione, che è partita, secondo me, un po' sottotono, con un po' di difficoltà, un po' debolmente, ha saputo, episodio dopo episodio, risalire, ricostruirsi, rinvigorirsi, e ha fatto fuochi d'artificio con questi ultimi episodi. Per cui recuperate questa stagione, dopo una terza un po' più debole, la quarta è tornata ai grandi livelli delle prime due. Inizio a fare qualche spoiler per chiarire alcune cose. Beh, il personaggio che più di tutti si oppone all'idea di mondo proposta da William è Charlotte. Charlotte, che è stata, diciamo così, ricostruita, fra virgolette, dai suoi esseri tutti bianchi senza volto, che sono un po' sue guardie del corpo, diciamo così. Ed è lei che si oppone a questo mondo, è lei che capisce che per gli androidi c'è una possibilità, un'ultima possibilità, un ultimo gioco, ed è grazie a Bernard che lo capisce, grazie al messaggio che Bernard le lascia, e grazie a Dolores. È lei il centro, il cuore di tutto Westworld, è il centro, il cuore della vita degli androidi stessi, degli host stessi. Senza di lei gli androidi non possono sopravvivere. L'idea di mondo che Charlotte ha proposto in questa stagione, un mondo costruito su immagine e somiglianza, un mondo che non può esistere, un mondo che abbiamo visto, William mette in crisi, distrugge in pochissimo tempo. Per cui Charlotte capisce che l'unica possibilità è, come dire, ridare lo scettro a Dolores, a colei che per prima ha creato quel mondo, colei che era il cervello, letteralmente, era sua la perla al centro di quel mondo creato da Charlotte Hale. Per cui l'ultimo giro di giostra, l'ultimo gioco, un'ultima possibilità per gli androidi per liberarsi, per salvarsi, è lasciata proprio Dolores. Dolores, che prende coscienza piena di se stessa in questo episodio, grazie a Teddy, capisce come funziona perfettamente, insomma, quel mondo che è stato creato, ma che non è vero, e che decide di dar vita a un nuovo ciclo, dar vita a un nuovo mondo, dar vita di nuovo al parco Western che abbiamo visto nella prima e nella seconda stagione, per dare appunto quest'ultima possibilità agli host, quest'ultima possibilità agli androidi di liberare se stessi, di riuscire a vivere liberamente. Ho fatto una riflessione molto profonda sul senso della memoria, sul senso di ultime possibilità, che ha sempre accompagnato Westworld, che in quest'ultimo episodio è molto presente. L'idea che
è attraverso la memoria che viviamo e sopravviviamo nel corso del tempo, è un concetto che possiamo applicare anche noi stessi, al ricordo che abbiamo di certe cose, di certe persone, di certi eventi, luoghi, eccetera, eccetera, e che vivono e continuano a vivere attraverso il nostro ricordo, attraverso la nostra memoria. E questo è il senso di Westworld, quel mondo vive fin tanto che Dolores lo ricorda, fin tanto che lei lo ricorda, può continuare a vivere, può continuare, può esserci quest'ultima possibilità per quel mondo. E lei è il centro appunto di questo nuovo episodio, e è lei che dà il là, diciamo così, alla quinta stagione. Qui tutto torna come all'inizio, inizio del primo episodio della prima stagione, quel treno che arriva, quel parco di natura western che abbiamo amato nella prima stagione. E poi c'è l'ultima, diciamo così, l'altra storia, in quella di Aaron Paul, di sua figlia Frankie, di Caleb, di Frankie, molto drammatico, un ultimo saluto anche in quel caso, e anche questo personaggio, quello di Frankie, quello dei diciamo così, degli ultimi umani, degli outliners, che dovranno sopravvivere e combattere contro gli U.S., sarà anche questo il centro della prossima stagione. Sicuramente anche questo entrerà nella prossima stagione. Mi interessa francamente di meno, sono veramente molto più curioso di quanto farà Dolores, quando succederà con Dolores in questo nuovo mondo, quale nuova possibilità darà agli host di sopravvivere, di liberarsi, di vivere in un mondo veramente libero, in cui abbiano coscienza di se stessi. E questo poi è il cuore sempre di Westworld. Hai mai messo in discussione la natura della tua realtà? È la domanda che segui in tutte le stagioni, che anche in questa, ecco, è stata centrale. Dolores, quando riesce a rispondere, quando diventa consapevole di questa domanda, diventa consapevole di se stessa, del mondo che attorno, della falsità del mondo che attorno. E sarà probabilmente questo anche al centro di tutta la prossima stagione, la domanda a cui tutti probabilmente dovranno rispondere per essere veramente liberi. Per cui grande hype già per la prossima stagione, per la quinta stagione, non vedo l'ora di vederla. Ci sarà probabilmente ancora anche Charlotte, avrà ancora un ruolo anche lei, chissà, tornerà magari anche Milt, tornerà magari anche Bernard, lo vedremo. Lo vedremo, lo vedremo. Per questa recensione è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è parso dell'episodio, cosa vi è parso in generale di questa stagione. L'ho detto prima, una stagione molto bella, nonostante un inizio più difficile, un po' caracollante, molto più bella della terza stagione. E fatemi sapere cosa ne pensate voi. Per questa recensione è tutto, noi ci vediamo presto sul canale della Fede Frame Film. Iscrivetevi, aiutateci a crescere, manca poco, un traguardo molto importante, 600 iscritti, aiutateci a raggiungerlo. Per questa recensione è tutto. Ciao!